Madonna! Le donne. E voi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Voi non dite più una parola del genere, lo sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio Punto Zero presenta Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara. È giovedì 6 ottobre 2011. Buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla. Benvenuti a Fuori Gara, l'appuntamento quotidiano con il calcio Napoli in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 sulle frequenze di Radio Punto Zero. Buon pomeriggio e benvenuto anche a Sebastiano Fericella in console. A bocce ferme però noi continuiamo a parlare sempre e solo di calcio. Parliamo molto, però insomma facciamo poche chiacchiere, molto, come dire, poco fumo e molto arrosto. Il giovedì come sempre parliamo con il nostro occhio clinico. Parlare con l'occhio è un po' difficile, però il nostro occhio clinico fortunatamente è dotato anche di buona favella. Buon pomeriggio a Sergio Curcio. Buon pomeriggio Michele, allora auguri anticipati per domenica 16. Speriamo che soprattutto posticipati per il 29 settembre. Grazie Sergio, un errore gravissimo, ma comunque non dirlo nemmeno, purtroppo Sergio sappiamo quanto le 24 ore siano poche oramai, quindi veramente io assolutamente non mi offendo, perché sono il primo probabilmente a dimenticare qualche volta un onomastico, un compleanno e quant'altro, proprio perché insomma siamo noi a correre dietro al tempo e non il contrario. Due anni fa l'annuncio: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. In due anni credo nessuno avrebbe mai potuto immaginare tante soddisfazioni e soprattutto una crescita così repentina della squadra, anche se guardando le carte di identità dei giocatori diciamo che siamo proprio, non dico nel pieno della maturità, io dico proprio all'inizio della maturità, quindi dobbiamo aspettarci secondo me altre belle e grandi cose. Non so se l'ho detto da te in radio qualche altra compassata televisiva, però io mi sono permesso di dire che il Napoli, a differenza di Inter e Milan, come la Juventus e più della Juventus, è una squadra che in questo momento ha un doppio vantaggio: sì, la fame, le motivazioni e soprattutto una freschezza atletica e mentale che non possono avere Inter e Milan. Avere dei giocatori oggi a 28 anni che raggiungono il top della maturità ti fanno capire che il nostro trio delle meraviglie ha ancora due anni. Questo per consacrarsi a livello anche internazionale, il prossimo per stabilizzare le proprie capacità e quindi anche i risultati del club, che dovrebbero diventare importanti a livello europeo, quindi ti parlo. Il Napoli è arrivato a un momento in cui ha una rosa buona, in cui deve comprare ancora due, tre, secondi scelte di buon livello. Certo. Però è arrivato al punto da dover comprare oramai un giocatore alla volta di primissimo piano, per dare ulteriore spessore a quella che è una formazione già di tutto rispetto. Mazzarri, come il resto della squadra, e questo va detto ad onore di un allenatore, non va detto per ridurlo o diminuirlo. Mazzarri ha studiato, sta studiando, si sta migliorando di volta in volta. Ecco, io credo che anche la partita di Verona costituisca un'ulteriore, tra virgolette, lezione, un ulteriore insegnamento per un tecnico che ha fatto passi da gigante con la sua squadra, ma che aveva le stime del signor allenatore. Non voglio dire del grande allenatore, perché sennò poi uno sembra che voglia esagerare, però Mazzarri sta studiando per diventare un grande allenatore. Quindi due anni sui quali non c'è niente da dire, non c'è nulla da eccepire, non si può criticare niente, perché praticamente il progetto societario va assolutamente a braccetto con il progetto tecnico. Quindi Mazzarri non è altro che l'espressione tecnica di quella che è la volontà della società. Quindi diamoci sotto, ma credo che Mazzarri non abbia bisogno di questi stimoli, perché ha capito che Napoli è una città che chiede sempre di più, che vuole sempre di più, perché ha avuto poco. Quindi
Napoli può dare ancora moltissimo a livello di stimoli, quindi non credo mai che un giocatore che giochi nel Napoli possa consentirsi, come ha fatto Zlatan Ibrahimovic, di dire: ma mi sono quasi scocciato di giocare a calcio, non è più la cosa importante, più importante della mia vita. Credo che l'intervista, tra l'altro rilasciata ieri da maggio con la, in ritiro con la nazionale, sia stata chiara e semplificatrice di tutto quello che ho detto finora, e che soprattutto un giocatore tranquillo, per bene, come Maggio, che non va mai sopra le righe perché è una persona misurata, si è permesso di dire qui ci vorrei rimanere tutta la vita, mi fa capire come Napoli si riesca a dare stimolo in continuazione, oltre che soddisfazione, gioia, oltre quella che loro stanno dando poi a, a noi altri tifosi e addetti ai lavori. Campania Radio Sport. Fuori gara! Subito, immediatamente saluto Tommaso Mandato. Buon pomeriggio, Tommy. Ciao Michele, buon pomeriggio a te. E allora, siamo pronti? Siamo al 6, quindi veramente meno 3. Meno 3 al grande evento di domenica. Sì, diciamo che mancano davvero pochissimi giorni, quindi la fatica si fa sentire, perché insomma la preparazione è stata abbastanza intensa, però c'è nell'aria diciamo un grande ottimismo per questa, per questo evento. C'è stata una grande sensibilizzazione da parte della città, da parte degli enti istituzionali, da tanti partners privati e pubblici che hanno dato grande importanza a questa iniziativa. Per noi questo è stato un motivo di grande orgoglio, perché vuol dire che effettivamente l'evento in sé per sé cresce, siccome le finalità di questo evento sono, come ben sappiamo, insomma, sono molto molto importanti, è fondamentale che ci sia una crescita continua. È un appuntamento da non perdere quello di domenica. Noi l'abbiamo, non noi l'abbiamo ribattezzata una corsa per la vita, perché questo è il senso della Race for the Cure, è una corsa per la vita, quindi è sicuramente un appuntamento da non perdere. Cosa puoi dirci per questi 3 giorni? Quali sono gli eventi che si succederanno appunto a Napoli, gli eventi di preparazione, e soprattutto darci le ultime dritte per domenica? Beh, guarda, come ti dicevo, abbiamo cercato come l'anno scorso di suddividere il villaggio in diverse aree. C'era l'area dello spettacolo, l'area delle attività sportive con delle esibizioni da parte di alcune associazioni, appunto in diverse attività motorie, tra cui lo spinning, tra cui il jazz, cioè diverse situazioni che effettivamente si alterneranno sul palco nella 2 giorni. Così come ci sarà un'area dedicata solo esclusivamente ai bambini, con dei giochi gonfiabili, teatrino e burattini, cioè tante tante attrazioni. E ci sarà un'area solo per le donne in rosa, e praticamente un'area dedicata solo esclusivamente a loro, cioè le donne che in quella mattinata sono, in quei giorni sono le vere festeggiate della manifestazione, perché indosseranno una maglietta, un cappellino rosa, testimoniando il fatto che siano state operate, soprattutto trasmettendo il messaggio che una volta operate si può combattere, quindi un messaggio molto forte e positivo. E poi c'è un'area, ci sarà un'area gastronomica, c'è un'area dove ci sarà la possibilità di degustare dei prodotti biologici alimentari. Mi raccomando, gli gnocchi biologici, sì, per cercare di fare di cenare con tutti i sistemi di sponsor. E poi c'è tutta la cosa più importante, Fiora Cacchiello, c'è l'area del villaggio della salute. Il villaggio della salute, dove si faranno effettuate delle visite diagnostiche e degli esami appunto a persone, soprattutto appartenenti a classi minaggiate. E quindi questo è stato il nostro Fiora Cacchiello. L'anno scorso sono state fatte circa 500 visite gratuite in 2 giorni, e purtroppo e fortunatamente sono riscontrati 5 casi sospetti, che poi si sono verificati purtroppo tumorali, però fortunatamente, chiaramente presi in tempo, poi sono stati anche guariti e salvati. Campania Radio Sport. Fuori gara!
Eccoci pronti con le ultimissime di napolimagazine.com con Antonio Berrazzolo, ma facciamo subito un bel pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Buon pomeriggio e benvenuto ad Antonio Berrazzolo. Buon pomeriggio Michele Sibilla a te e a tutti i radioascoltatori. E tanto di cappello, entriamo subito nel discorso a un signore che è arrivato giusto 2 anni fa a Napoli, sulla panchina del Napoli. Al nostro condottiero Valterino Mazzarri. Al nostro Steve Jobs. Che noi abbiamo sintetizzato una foto proprio in apertura su Napoli Magazine, 2 anni di gioia con Mazzarri a Napoli, e mi sembra un po' la sintesi giusta da dedicare al mister, che da quando è arrivato ha ottenuto successi, ha sfatato tabù importanti, a partire proprio dalla gara con la Fiorentina in trasferta a Firenze, un campo che fino a quel momento era stregato. Il Napoli riuscì a ripartire proprio grazie ad un gol di Cristian Maggio. Maggio che tra l'altro afferma una cosa importante, Michele, che dice: rinnovo e resto a vita in azzurro. Parole d'elogio che vorrei sentir pronunciare un po' da tutti i giocatori del Napoli più importanti. Se lo dice Maggio, che ha avuto una crescita esponenziale, credo che sia giusto sottolinearlo, perché lui è uno dei motori principali di questo nuovo Napoli che diverte e fa sognare. Lavezzi invece che cosa dice? Dice che proverà a fare più gol, anche se la gioia di un gol la equipara tranquillamente alla quantità di assist che riesce a sfornare per i compagni che poi vanno in rete. E anche su questo punto di vista ha ragione, perché se poi riesce e continua a dare numerosi passaggi vincenti per i compagni, a noi poco ci importa, no? Se segna pochi gol. E sulla clausola rescissoria, quella di 31 milioni che aveva fatto un po' tremare i tifosi partenopei durante l'estate, ha parlato il suo agente dicendo: non conta, perché è felice di stare a Napoli. Nei giorni scorsi tra l'altro proprio Mazzoni diceva: sì, è vero, ha una casa a Milano, ma una cosa è la vita privata, un'altra è quella professionale, non c'entra nulla. Vogliamo credergli, anche se insomma questa casa a Milano non è che mi entusiasma troppo. Poi mi perché il Porsche è un ragazzo del mondo. Vabbè, la poteva comprare anche a Bologna, per dirti. E chissà che non la compri anche a Bologna, insomma. A Palermo, cioè non per forza a Milano, che comunque è la patria della moda e dei divertimenti notturni, l'Hollywood e quant'altro. Il Porsche è uno scugnizzo globale, diciamoci la verità. È un global scugnitz. Dobbiamo darla questa citazione. Mi piace questa dicitura. Walter Mazzarri, dicevamo, 2 anni con lui a Napoli, c'è già chi gli dedica delle canzoncine. Una ce l'ha inviata proprio Massimo, che abbiamo riproposto su Napoli Magazine, davvero molto molto divertente. E poi si parla ancora una volta di mercato, anche se personalmente non è un argomento che in questo momento mi entusiasma. Si ritorna a parlare di Erender Diok, attaccante 23enne del Bayer Leverkusen. Sta facendo benissimo, Sta facendo benissimo, potrebbe essere uno dei rinforzi per gennaio, anche se si parla di 11 milioni di euro il costo del cartellino, quindi davvero davvero sono tanti. E poi sul fronte difesa si ritorna a parlare di Benatia, questo giocatore che sta facendo molto bene con l'Udinese, potrebbe essere un bel rinforzo per il futuro. Senti Antonio, invece come prosegue la preparazione a Castel Volturno? Guarda, non ti chiedo cosa sta facendo Mazzarri, cosa sta facendo Pondrelli? Perché già sai che con Pondrelli c'è un feeling speciale. No, passa a lui il discorso solitamente quando ci sono le soste, no? Sì, sì, no, ma anche a Frustalupi. C'è una doppia seduta di allenamento in atto a Castelvolturno, a porte chiuse. Al mattino ci sono state esercitazioni atletiche, ripetuta in salita, una seduta tecnico-tattica nel primo pomeriggio, lavoro a parte differenziato
per Gemaili che prosegue la tabella di recupero. Però Michele, permettimi di fare anche un piccolo pensiero. Sì. Che noi parliamo spesso e volentieri, no? Dei recuperi, abbiamo detto di Pandev che è meno grave del previsto, di Donadel, Britos, e anche della legge sugli stadi, anche se siamo ancora in una fase embrionale. Tanti discorsi che però ci portano ad un comune denominatore: senza Napoli non riusciamo a stare, perché il campo in questo momento non c'è, le luci sono spente, però noi siamo qui a parlare di ragazzi che si stanno allenando con però ovviamente la gran parte della squadra che è un po' in giro per il mondo per gli impegni con le nazionali, e con tutto il rispetto per gli impegni per le nazionali, però il fascino che hanno la Serie A, la Champions League, davvero è tutto un altro mondo. Sarà che noi napoletani non sappiamo stare senza Napoli, ma anche è vero che la scorpacciata di gare ogni tre giorni, anche se dal punto di vista lavorativo è qualcosa di frenetico e che ci manda in tilt, è sicuramente fantastico allo stesso tempo. No, ma assolutamente, sono assolutamente d'accordo, ma caro Antonio, insomma, manca poco, manca poco, e poi si riprende veramente con un bel tour de force, niente male, e soprattutto con una partitissima quella di martedì 18, insomma, che credo tutti quanti stanno aspettando, anche se una partita per volta. Una partita per volta, poi andremo anche inizio novembre a Monaco per affrontare il Bayern lì all'Allianz Arena, e ci sarà un bel cammino per questo Napoli che sicuramente andrà avanti passo dopo passo senza voler strafare, e giusto così, anche perché poi in questo momento, ad esempio, i giocatori che non sono stati convocati, Lavezzi e Cannavaro, fanno bene a rilassare un po' i muscoli, certo, perché gli impegni, certo, saranno tanti, e quindi per forza di cose poi non sarà facile sostenere quei ritmi, quindi sfruttiamo anche questi momenti di relativa pausa, perché poi ci sarà un bel tour de force. Naturalmente molte persone andranno a Monaco di Baviera con autobus, auto e quant'altro, e allora noi gli consigliamo di fare prima un pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada, servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Antonio, a domani! A domani, un abbraccio a tutti, e come sempre forza Napoli, aspettiamoci delle novità. E poi, per quanto riguarda il Pocio, vi aggiungo soltanto: ieri simpaticissimo allenamento in piscina, grazie alle temperature ancora estive che ci sono a Napoli, si è fatto un bel tuffo, ma ovviamente per lavoro, non è che si è messo a fare il bagno in piscina, ha fatto un po' di lavoro proprio nelle acque della piscina dell'Holiday Inn di Castel Volturno, sta recuperando al meglio, quindi questa è una buona notizia. Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara. Madonna. Le donne. E come? Io ho detto le donne. E non state scherzando. Non lo dite più una parola del genere, lo sapete. Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Maya moda. Tufano gomme, più sicuri si va. Tufano è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tufano gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.